wanna wake up in 1985. Buongiorno a tutti, sono NewTabris96 e questa è la terza parte della nostra gloriosa apertura di Pokémon Sole e Luna Ultra Prisma. Addirittura gloriosa. Sentite la gloria dentro di voi? Esatto, terza parte, stavolta apriamo tutte le bustine con Necroz Mali dell'Aurora. Esatto. Ok. Con Necroz Malunala per i più meno acculturati di voi là fuori. Con la specie di endofusione, no? Con la roba di con la scopiazzatura di fatta da Kyurem nero, Kyurem bianco. Vabbè. A posto. Distanza. Cioè, perché codice volevo dire. Energia lotta. Kremidos, Ductrio di Alola, Skateboard di Fuga, Lickitung, Chimchar, Passimian, Deneuil, Carnivan, Tapulele, Pink Collection. Tapulele, sì, che non uscirà mai. Comunque questo è il Tapulele Folletto. Quello della Pink Collection dovrebbe essere di Psico, se mai uscirà, sì. Psicoonda e Magibaratto e Sceminolo. Fantastico, ci teniamo questa, che è bellissima. Che figata. Buono. Bellissima. È uscito pure Lele. Che tra l'altro sono usciti Lele, Shinotic, ma non mi ricordo, è uscito un Morelul. Sì, è uscito uno. Morelul è uscito. Perché sono solo tre carte folletto. Questa espansione è appunto strana, perché di solito ci sono tante carte folletto e poche acciaio. Invece in questa ci sono tante acciaio e poche folletto. Ci sono anche parecchie buio. Beh, non tantissime. Ok. Salutiamo il Pullman. Ciao Pullman, grazie che passi sempre durante i video. Il Pullman passa sempre, cioè. Tu lo chiami e lui passa. Ah, certo. Questo che cacchio ho combinato qua? Driftlim. Solo un secondo. Mi si sta staccando il braccio, però. Scusa, si era mischiato tutto. Qualcosa ci abbiamo fatto già vedere, sì. Ok, Driftlim. Blocco Amici. Spiritomb. Cosmog. Tartwig. Electabuzz. Cherubi. Lemiao. Super Energy Extra Breeze. Mannaggia. Essence Slash di Alola. Questa è un'altra. Mettiamo qua. Un'altra con cui ci vedremo su eBay. E già qua non c'era la reverse perché era uscita quella stella prisma. Ok. Sto giro subito. Credibile. Di fuoco. Bradley, Scantank, Romelettro, Gible, Pachirisu, Yanma, Markro, Eevee, Gible, Rampardo solo. Rampardo sfigo. Non era ancora uscito Rampardo. Questo è il Pokémon con l'attacco fisico più alto. Non leggendario. Sì, 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 di quei tra quelli normali. Bello. Rampardo solo grafico. Però è lente e ha delle riprese che fanno cacare. Lo so. Però se ti becchi una zuccata da... te la ricordi. Sì. Ok, ma io mi chiedo, dove sono le carte GX? Sono tutti in vacanza. Dove sono le GX? Fuoco, Aia, Inferno, Pokémon Fan Club, Kremidos, Diglett di Alola, Piplup, Salandit, Passimian, Shinx, Rattle, Electivire. Anche Electivire non era stampato di merda perché il bordo, vabbè, comunque. Mancava. Sì, Electivire ci mancava. Ok. Prossima. Cioè qua dovrebbe essercene tecnicamente ancora 5. Perfetto, vedi, la matematica funziona sempre. Certo, come no. Perché contando questo coso qua ne abbiamo 4 e 5. Fa ancora 9. Tu stai sbadigliando. Non è vero niente, non hai le prove. Cosa sta... cos'è? Cos'è? Boh, sei te che non sai manco aprire una bustina. È l'emozione. È l'emozione. È vuota. Ok. E 1, 2, 3, 4. Erba. Ti piace l'erba? Primpla. Non lo diciamo forte. Gardenia, anche a lei. Che cacchio. Gabite. Senshu di Alola. Hippopotas. Vedi, stavo facendo così prima. Riolu. Diglett di Alola. Piplup. Lucario. Fantastico.
È Tapulele. Un altro Tapulele. Un altro Tapulelio. Ma io non sto uscendo una gran mazza di nulla. Prossimo. Prossimo. Mi sono perso. Ah no, non mi sono perso niente. Prossimo. Che sei dal salumiere. Che... Ogni due secondi ti blocchi a vedere le pecore, a vedere i marip. Non c'è in questa okay. Stanza. Solo Pokémon di quarta e di settima. Sì, muovi. Capito? Buio. Cosmoem. Si vede? Sì. Bronzong, Rompuoco. No, aspetta. Che paglia. Oh. Che palle sta roba. Ok. Si vede Bronzong, sì. Rompuoco, Piplup, Salandit, Yanma, Drifloon, Buizel, Spiritomb, Weavile. Ok. Holo, Weavile, Holo. Ultime tre bustine. Dai, mia, non è possibile. Ma le GX quanto cacchio sono rare? Non ne esco. Mi è uscito solo Silvalli. E due Palkia. Ma sì, ma due Palkia però negli allenatori fuori classe. No, uno è uscito anche qua. No, no, guarda che sono, il secondo Palkia è uscito nell'allenatore fuori classe insieme a Celestina. Ma boh. È uscito solo Silvalli. Questo abbiamo fatto vedere sì. Bene. Sì. È possibile che c'è solo una GX, dai. Energia elettrica, Rotom. Qui lo troverai altri Silvalli. Drifblim, Gabite, Eevee, Magmar, Morelul, eccolo. Spore, Guizzan, Piplup, Salandit, Magyarna e Magyarna. Bello. Beh, belle quando succedono queste cose. Gli ultimi due pacchetti. Sì. Cosa succede? No, si era spiegazzata la carta codice, non fa niente. Si vede? Sì, ok. A posto. Okay. Questa è una full art, eh? Ok. Dai, un altro personaggio, dai Camilla. Energia acciaio. Shieldon, Schermo Ordini, Monferno, Stanky, Yanguse, Roselia, Cosmog, Tartwig, Merchomp, Necrox, Mali dell'Aurora GX Full Art. Minchia. Mica male. Avrei preferito un altro personaggio, però. Però mica male. Siamo già arrivati all'ultima, abbiamo trottato qua. Non ci credo, non è uscito nulla. Fatto con la Full Art. Box un po' sfigato questo. Ok. Erba, Tartonator, Martes, Romelettro, Electabuzz, Chimchar, Pachirisu, Senshu di Alola, Vulpix di Alola, Vulpix di Alola, Lucariolo. E questo è tutto. Allora, diamo una bella occhiata a questo Necrozma, super energia. Qual è l'effetto di questa super energia extra prisma, tu che sai? Allora, me la toglie così posso riprenderla bene. Se tu la metti a un Pokémon base normale fornisci un'energia in colore. Quando assegnata a un Pokémon di fase 2, questa carta fornisce un'energia di qualsiasi tipo, ma solo una alla volta. Cioè, puoi scegliere tu che tipo di energia è, però ne vale solo una. Se invece tu stai giocando con 3 o più Pokémon di fase 2 in gioco, questa carta fornisce energia di qualsiasi tipo, ma 4 alla volta. Ah beh. Cioè, tipo, per fare l'attacco ti servono un'energia acciaio, una in colore, due fuoco, cacchio ne so. Con questa ce l'hai tutte e 4 nella botta sola. Beh, comodo. Sì. Molto comodo. E quante ci sono di stelle prisma in totale? Hai detto 6? E noi ne abbiamo beccate 3. Abbiamo Solgaleo, super energia extra, Darkrai. Poi ci sono ancora Lunala, Giratina e Cyrus. Ah, ok, no, hanno fatto. Beh sì, Solgaleo l'abbiamo già beccato. Non c'è un Necrozma così? No. Vabbè. Invece qua abbiamo il Necrozma Ali dell'Aurora GX. Anche questo qui è fighissimo. Raggio oscuro, eclissi di luna, invasione. Questa è veramente bella come carta. Bene, speriamo di beccare altri personaggi, di beccare qualcos'altro in generale nella quarta e ultima parte, che è quella lì. E noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!